Hi guys, benvenuti in questa domenica di giugno, 6 giugno, no? Se non sbaglio. Oggi abbiamo un ospite d'eccezione da Lubbock, Texas, è una mia carissima amica Cristina, anzi Maria Cristina, se no la mamma di Cristina si arrabbia, e parleremo un po' del più del meno, come si fa la pizza napoletana, perché lei comunque viene da Napoli e non rinuncia mai alla pizza, ma è anche una ricercatrice presso Texas Tech University, college texano, e prima di farla entrare la vedo già pronta nel backstage. Volevo salutare tutti i presenti: Bobo, Dimitri, Michele, Donny, Davide. Un abbraccio a tutti. Facciamo entrare Cristina, che tra l'altro vi dico una cosa: a caso non era programmata, ha preparato la pizza anche oggi. Fortunata lei e chi la mangerà. 1, 2, 3. Hello Cristina! Hi guys! Probabilmente la conoscete già, c'è qualche mio video, probabilmente riconoscete il suo sfondo che è casa sua, dove noi abbiamo fatto il mitico pranzo di Natale durato 3 giorni. Intanto salutiamo Andrea, Marco e ancora Marco, Matteo, Topolotto, tantissimi, ciao Tito. Niente, Cristina, dici due cose prima di iniziare a parlare, così ti dai una presentazione, ti conoscono e via. Qualcosa su di me, quindi? Certo. Ok, allora, come Fabrizio ha detto, il mio vero nome è Maria Cristina, anche se tutti mi chiamano Cristina per convenienza, insomma. Niente, vengo da Napoli, mi sono trasferita negli Stati Uniti 5 anni fa. Sono arrivata a Lubbock come primo posto, diciamo, negli Stati Uniti. Lavoro, sono una ricercatrice, in realtà sono una dottoranda attualmente all'Università di Texas Tech Science Center. Lavoro nel campo di farmacologia e neuroscienze, già lo facevo in Italia e già lavoravo, diciamo, nel campo di farmacologia e neuroscienze in Italia. Poi mi sono trasferita qua, ho continuato perché comunque è il campo che più mi piace. E niente, sono una dottoranda, spero di finire il mio dottorato in meno di un anno, perché ormai sto finendo il mio terzo anno, no, in realtà sono entrata nel mio quarto anno, quindi vorrei finire il mio dottorato primavera prossima e credo che sia tutto, vengo da Napoli, l'ho detto, e mi piace molto. Due cose le dico io, due cose le dico io. Una, se non sbaglio, io sono stato il primo italiano, insieme a Fred, che Cristina ha incontrato un venerdì sera a Lubbock. Me la ricordo ancora quella scena, perché è il primo o l'ultimo venerdì del mese che fanno Arts Week? Fanno il primo lunedì del mese, il primo venerdì del mese, scusami. Tutti i venerdì, primi venerdì del mese, a parte l'ultimo anno, a Lubbock fanno questo evento, che fanno questa arte da strada, e mi ricordo io e il mio amico eravamo in un padiglione e ovviamente commentavamo in italiano. A un certo punto una ragazza ha iniziato a gridare: Cristina, Cristina, ci sono due che parlano italiano! E lì ci siamo conosciuti, è vero, siete stati i primi, nonostante eravate a Plainview, perché ancora non conoscevo il club di italiani a Lubbock, per purtroppo o per fortuna, diciamo che Health Sciences Center è in un campus separato dal campus principale, dove ci sono tutti gli altri dipartimenti, tutti gli altri materie, insomma, di Texas Tech, e quindi non avevo mai conosciuto un italiano. L'ho conosciuto dopo un anno, praticamente. No, non dopo un anno, dopo a marzo ci siamo conosciuti, quindi dopo 6 mesi. Sei mesi. Sì, è stato divertente. Allora, subito una domanda così. Davide ti chiede se sei una di quelle che vogliono iniettare il 5G, visto il dottorato. No, diciamo che io mi limito a testare, diciamo, delle sostanze o delle, diciamo, a capire in realtà tutti i circuiti, non tutti, alcuni circuiti coinvolti nel dolore, quindi no, low profile. Se non ricordo male, quando ci siamo conosciuti stavi lavorando sulla sciatica, giusto? Non so se. Ancora facciamo dolore di quel tipo? Sì, noi usiamo nel laboratorio, in generale, nei laboratori tu usi dei modelli di dolore negli animali, e una volta che hai stabilito quei modelli nel laboratorio e vedi che sono, diciamo,
come posso dire, efficaci, nel senso che provocano dolore, tutta una serie di sintomi. Nel ratto normalmente poi continui con quelli, a meno che non vuoi introdurre nuovi parametri, ecco, quindi introduci altri tipi di modelli. Questo messaggio, Cristina, non è per te, è per Giorgio e Giovanni. La terra è piatta. Noi, Davide, ci scherziamo molto su questa cosa della terra piatta, ci guardiamo i commentari, i video su YouTube. Niente, invece Tico ti chiede perché hai lasciato l'Italia praticamente. Cosa ti ha fatto dall'Italia? Nel mio caso molto semplice il fatto che non riuscivo a trovare delle opportunità a Napoli, perché fondamentalmente io lavoravo in un laboratorio a Napoli in cui mi trovavo anche abbastanza bene, nel senso che il gruppo mi piaceva, quello che facevamo mi piaceva. Praticamente ero entrata in quel gruppo durante la mia il periodo di tesi per la magistrale. Io ho fatto chimica e tecnologie farmaceutiche, e quindi nell'ultimo anno bisognava fare questo anno di laboratorio da qualche parte. Io ho scelto questo laboratorio, andai, mi trovai molto bene e chiesi al mio professore là se volevo continuare, quindi gli feci notare che mi faceva piacere rimanere e nell'ambito dell'accademia, nell'ambito della ricerca. Solo che il mio professore all'epoca mi fu molto chiaro, mi disse: guarda, non ci sono molte opportunità attualmente. Gli dissi che volevo fare il dottorato, mi disse: guarda che non c'è trippa per gatti, grosse opportunità di dottorato qua non ne hai. Io provai anche a fare la domanda di dottorato, ovviamente non entrai quell'anno, e niente, quindi feci un anno in laboratorio, ovviamente non pagata, andavo sempre perché mi piaceva, lavoravo sui progetti che c'erano. A un certo punto però avevo la voglia all'inizio, però poi dopo un poco, quando non hai nessun tipo di, come posso dire, prospettiva per il futuro. No, a parte prospettiva, ma anche in quel momento non avevi nessuna cosa indietro, perché all'epoca non è che stavamo pubblicando molto, lavoravamo molto nei progetti, però ancora non era il periodo di pubblicare, quindi io non vedevo niente in cambio. Diciamo che mi stavo iniziando a scocciare e il mio professore italiano mi diede il contatto del mio professore con cui lavoro adesso, diciamo americano, ma in realtà lui è tedesco. E niente, quindi poi il mio professore di qua cercava qualcuno e nel giro veramente di 2 o 3 mesi mi sono, da quando ero entrata in contatto con il mio professore di qua, nel giro di 2 o 3 mesi mi sono ritrovata a lavorare qua. Quindi nel mio caso è stata la mancanza di opportunità a breve e a lungo termine, nel momento in cui ero là, perché poi la situazione un po' si è sbloccata dopo, ma io ormai già ero qua e avevo deciso di rimanere. Poi ci sono stati cambiamenti nella tua vita. Sì, lasciamo stare poi, sì. Però volevo chiederti una cosa prima di andare su altre domande serie. Sono 5 anni che sei in Texas a Lambo. Io lo so che hai visto il video che ho postato ieri. Chi non l'ha visto lo deve andare a vedere. Sì. Ti senti integrata nel mondo Texas vedendo le immagini che ho postato ieri? Assolutamente no. No, non mi sento proprio integrata con il modo di pensare americano in generale, con la società americana, ma almeno con questa forse parte dell'America, perché poi magari se andiamo nell'East Coast o nella West Coast è diverso, però in questa zona, questa parte del Texas in particolare, in realtà era Houston, quindi no, diciamo in questa parte degli Stati Uniti non mi sento totalmente integrata. Anche se la gente in realtà poi lo sa, è molto è piacevole, sì, è molto gentile, però non ci divertiamo allo stesso modo, diciamo così. Allora, la nostra mitica Piera mi chiede che prospettive ti si aprono dopo il dottorato. Rimarrai in America o hai già delle prospettive di lavoro in Italia o dove? Questa è very good question. Allora, come diceva Fabrizio, come ha menzionato Fabrizio, sono successe poi tutta un'altra serie di cose, diciamo, collaterali nella mia vita, tali per cui qua ho conosciuto Giorgio, che forse voi avete già conosciuto, qualcuno di voi già lo conosce. Professore di matematica.
professore di matematica a Texas Tech, professore associato e niente, quindi ci siamo sposati e adesso quindi c'è il cosiddetto two bodies problem, perché io vorrei dopo il dottorato fare un postdoc magari nella East Coast in America. Però bisogna anche un attimo conciliare le esigenze poi anche di lavoro di Giorgio. Però in generale a lungo termine il nostro piano è quello di tornare in Italia. Ora, io credo che quando tornerò in Italia, diciamo, realisticamente non credo che farò ricerca. Però se capita, ovviamente cercherò di fare ricerca, ma non credo che sarà facilmente realizzabile, diciamo così. Certo. Quindi se ci riuscirò benissimo, mi farà molto piacere perché è quello che realmente vorrei fare nella mia vita, altrimenti non so, farò altro. E comunque, no, dopo dicono magari che metto titoli clickbait. Pizza napoletana, infatti hai detto magari farò altro, poi metterti a fare la pizza, perché sto scrivendo una pizza buonissima, stile napoletano, ovviamente. Sì, no, infatti la cucina è una delle mie passioni, sia diciamo pizza, pane, queste cose qua, oppure dolci in generale, diciamo non mi piace molto cucinare primi piatti o secondi, queste cose qua, però appetizer o cose comunque relative a impasti, quindi di pane o pizza o relativi. O dolci mi piace molto, quindi sì, ho iniziato a fare la pizza qua, ho iniziato come Fabrizio sa, ho fatto anche il lievito madre, praticamente durante questa passata primavera, con gli altri italiani che ci sono, gli altri italiani mi hanno ispirato, perché hanno detto che avevano fatto questo lievito madre, mi sono ispirata, ho creato anche io il lievito madre, quindi adesso uso il lievito madre per pasta e pizze che faccio in casa. Che tra l'altro, Cristina, se vanno a vedere il video di Natale, non mi ricordo il titolo, vedono che tra l'altro quando noi facciamo i nostri eventi abbiamo un buon connubio perché a lei piace fare i dolci e le pizze così e a me piace fare i primi piatti che invece a lui non piace, quindi ci facciamo delle mangiate allucinanti. Sì, Andate a sì. vedere i video, ci sono diversi video fatti insieme che si mangia, Ah, fate vedere. sì, poi a Natale in particolar modo abbiamo esagerato, però dai, non siamo tornati a casa, quindi. Luigi ti chiede se fai anche le sfogliatelle. Le sfogliatelle sono un bel problema. Non mi sono mai chiesta, in realtà non me lo sono mai, non mi è mai venuto in mente, fondamentalmente perché credo che un problema principale qua sia la ricotta. Allora, innanzitutto la sfogliata riccia credo sia molto problematico fare la sfoglia se fai tu la sfoglia proprio. In più, il problema qua è la ricotta, perché non si trova una buona ricotta e anche quelle che diciamo italiane, secondo me non sono fatte in Italia, mi sa che sono fatte qua, hanno un brand italiano, ma sono fatte qua negli America. Stati Uniti, quindi non sono saporite e quindi no, le sfogliatelle non le ho mai fatte, però abbiamo fatto la pastiera a Pasqua, sono già 2 o 3 anni che faccio la pastiera a Pasqua e faccio la pastiera perché la pastiera, nonostante abbia la ricotta, ha anche altri aromi che comunque riescono a renderla buona, anche se la ricotta non è una ricotta buona. La sfogliatella mi sa che è un po' più difficile, però Mi chiedono anche buona domanda. se riesci a trovare una buona farina per fare la pizza. Allora, qui mi sono ricreduta perché in Italia, non so, stando poi con mia mamma, tutti questi tipi diversi di farine, farina 00, farina 0, manitoba, farina grano duro, farina grano tenero, qua uso la farina all purposes. Mi compro il bel sacco mi sa che sono 10-15 libbre da Costco e uso quella praticamente per tutto e mi trovo benissimo. Non ho mai avuto nessun tipo di problema. Magari col pane ci metto una farina ancora un po' più dura, ma uso quella per tutto: dolci, pizze, pane, qualsiasi cosa si faccia con la farina. Quindi all'inizio cercavo la farina 00, però qua no, mezzo chilo di farina 00 te la fanno pagare cara e amara, tipo 3 dollari. E quindi diciamo che poiché
mi piace impastare molto, impasto frequentemente, era, diciamo, una spesa che secondo me per la farina era un po' troppa, e era un po' troppo, quindi sono passata all purpose e mi trovo bene comunque. Certo. Luigi ci dice infatti che ci sono moltissime persone nel mondo che fanno la pizza napoletana homemade con il forno a legna, e praticamente assomigliano molto a quelle originali. Le tue assomigliano a quelle originali? Allora, quella proprio napoletana che vai a mangiare in pizzeria, no, perché non ho il forno a legna, la faccio nel forno elettrico. Quindi se avessi il forno a legna magari, perché per esempio col forno a legna, in Italia mia nonna c'ha il forno a legna, la facciamo lì ed è, assomiglia molto, però purtroppo perché ho il forno elettrico non assomiglia molto a quella che mangi in pizzeria. Beh, ma digli a Giorgio lì nel backyard che si vede spigliato nella finestra, nella porta, di costruire un bel forno a legna, no? Ah, come no, glielo vedremo. No, non è una cattiva idea, il discorso è... Se chiedo a Giorgio, Giorgio poi dice, poi vediamo. C'ho da fare le mie equazioni, quindi... Adesso hai finito di lavorare, nel senso, perché so che il professore segue la vita dello studente, più o meno, no? Invece tu come dottoranda e come ricercatrice hai questi 2 mesi di vacanza come, diciamo, quelli dell'accademia oppure no? No, perché allora in realtà anche nel campo di Giorgio lui potrebbe lavorare 12 mesi all'anno se volesse, però lui sceglie appunto di fare soltanto 2 semestri ed è possibile nel suo campo. Nel mio campo invece, soprattutto poi i dottorandi hanno il contratto di 12 mesi, quindi noi lavoriamo 12 mesi all'anno, anche i miei professori lavorano 12 mesi all'anno, perché col fatto che facciamo molta ricerca nel laboratorio in presenza, anche quando finisce il semestre di autunno o di primavera, l'estate la usi per fare ricerca, anche perché poi da noi qua nella medical school praticamente loro sono obbligati a fare dei periodi estivi di ricerca, che può essere clinica o preclinica, e quindi durante l'estate c'è anche l'occasione da parte dei medical students di venire nei laboratori a fare ricerca. Quindi no, fondamentalmente siamo aperti 12 mesi all'anno, abbiamo 10 giorni, come diciamo più o meno tutti gli americani, di vacanze all'anno. E quindi sì, non, il mio dipartimento o la mia institution non chiude. Mio padre mi ha fatto proprio questa domanda l'altra volta, mi ha detto, Cristina, quando vai in vacanza? Io sto, guarda che qui non è che abbiamo proprio una vacanza, cioè si chiude il 4 di luglio, il 24 e il 25 di dicembre, il 1 gennaio, that's it. Una curiosità che non te l'ho mai chiesto, te lo chiedo adesso, mi è venuto in mente. Dopo, quando ti sarai dottorata, sì, volendo ti puoi iscrivere alla scuola di medicina? Ah sì, sì. Sì, sì. Sì. Ma sì, ti puoi iscrivere alla... Ma anche in Italia è così, puoi fare di iscriverti alla scuola di medicina quando vuoi. Però il discorso in Italia è un po' diverso, perché mi sa che durante i test, adesso non ricordo bene, se si hanno cambiato, quindi magari non dico un'informazione totalmente precisa al 100%, però tipo se vai a pari merito nel punteggio ha precedenza chi è più giovane di te. Mentre invece qua il sistema di enrollment dei medical students è totalmente diverso, perché i prospetti, o in realtà quelli che stanno applicando per la scuola di medicina, vengono a fare anche le interview, quindi è un po' più personale, cioè non c'è un test nazionale che decide, ma c'è l'application, ci sono tutti i punteggi che tu hai al college, di qua e di là, quello che hai fatto, quello che non hai fatto, se hai pubblicazioni, ma poi c'è anche un interview, quindi singolarmente ogni studente viene scelto. Quindi anche se inizi di andare a 40 anni, secondo me qua non ti verrà, non c'è un damage. Anche perché paghi, quindi. Anche perché paghi molto, sì, la medical school sì. Quindi sì, tutti i clienti sono ben accolti. Allora, sì, Tito mi dice, Cristina, mi stai facendo venire fame. Io spesso ero in pizzeria che sta nella via che collega la questura a Piazza Garibaldi, quella davanti all'albergo. Ma tu sei proprio di Napoli o zone vicine? Allora, io sono di Scampia,
Quindi sono proprio di Napoli, zona periferica di Napoli. Conosciamo tutti un po' la storia forse di Scampia, però devo essere sincera, devo dire, questa è una buona occasione, che ovviamente è stata un po' troppo romanzata. È vero, per carità, che diciamo, non è la miglior zona di Napoli, ma è anche vero che io quando crescevo sono stata molto bene perché non c'era caos, non c'era traffico. Ci conoscevamo un po' meno un po' tutti perché poi è una zona un po' piccolina, molto grande, molto verde, molto spaziosa, poi molto conveniente da vivere perché avevamo posti auto. Cioè, se vivi a Napoli, vivere quotidianamente, secondo me, è pesante. Quindi sono cresciuta a Scampia. I miei genitori adesso si sono trasferiti al Vomero, però ho sempre fatto poi avanti e indietro con la metropolitana, perché a Scampia arriva la metropolitana che poi collega con le altre parti di Napoli fino al centro, e quindi mi spostavo, preferivo spostarmi io e poi ritornare sempre a Scampia perché a me è piaciuto stare a Scampia, sinceramente, molto tranquillo, molto conveniente. Allora, Marco ci chiede, una donna di 40 anni laureata in ingegneria chimica, pensate che troverebbe lavoro negli Stati Uniti? Usa come un curriculum lavorativo basso, scusate la domanda, forse fuori contesto. No, sicuramente, secondo me, potrebbe trovare lavoro, il problema è il visto di lavoro, Sì. quello è l'unico problema, però lavoro sicuramente lo trova. Dopodiché trovare un'azienda che ti sponsorizzi per un visto lavorativo, quello è un altro discorso. Sì. Sì. Dipende molto da cosa hai da dare. Ma infatti, secondo me, per chi ha già, diciamo, concluso la propria educazione in Italia e vuole venire magari a 40 anni o anche dopo, però secondo me è importante avere un contatto e soprattutto nell'accademia. Questo almeno personalmente, perché è difficile che le industrie o compagnie, insomma, prendino un internazionale a cui devono sponsorizzare un visto, piuttosto che un americano che invece può essere assunto tranquillamente, mentre invece l'università, secondo me, è più favorevole a sponsorizzare visti e quindi è, secondo me, una maniera di entrare negli Stati Uniti, poi una volta che, anche se entri, diciamo, facendo una cosa che non è quello che vuoi fare, però è un modo per entrare negli Stati Uniti e poi dopo, una volta che sei qua, insomma, cerchi e magari trovi anche il modo per rimanere o altri visti, insomma, in un modo o in un altro qualche scamotage si riesce a trovare. Sì, infatti, come dico sempre io, se si vuole venire in America, bisogna venire in America, non si può trovare la soluzione No, dal sì. vecchio continente, perché capita, ma o sei un genio o è molto difficile, o è molto Sì, difficile. esatto, sì, bisogna venire in qualche modo, poi una volta che sei qua le cose si aggiustano nel modo in cui tu le vuoi, perché le opportunità ci sono. Ci vorrà un po' di tempo, ci vorrà un po' di lavoro, però si riesce, secondo me. Certo. Michele ti chiede cosa ti manca in particolare in Italia che non riesci a trovare in America? Tante cose, tra cui, vabbè, la mia famiglia, ovviamente, perché io ho dei genitori molto giovani, fortunatamente, quindi quando sono partita, e sono ancora abbastanza giovani, quindi sono partita anche per quello, perché ancora se la cavano da soli, quindi mi manca molto la mia famiglia, i miei amici, perché poi in un modo o in un altro un po' i contatti si perdono, e questo mi dispiace, e mi manca molto anche la mia città. Perché poi il cibo è vero, sì, manca, però in qualche modo te lo riesci a fare, magari poi vai nelle New York, puoi andare a visitare New York, Boston, insomma queste zone in cui c'è molta più italianità nel cibo e quindi in qualche modo riesci, però ecco, la mia città mi manca tantissimo, le persone. Allora, io mi collego alla prossima domanda. Il tuo futuro lo vedi in America o in qualche altro posto del mondo? Domanda, te la faccio io prima di rispondere a questa. Ma se tornate a vivere in Italia, andate a Dove? vivere a Pozza o a Napoli? Mi sa che è meglio che troviamo un posto neutrale, perché altrimenti non ne usciamo.
Perché allora a me ovviamente piacerebbe tornare a Napoli a vivere, però mi rendo conto che Napoli è una città veramente un po' difficile da vivere, soprattutto perché non è nato e vissuto a Napoli, tra cui c'è cioè, come per esempio Giorgio, che invece è comunque di un paesino molto piccolo, molto calmo al nord, cioè in Romagna, quindi è sempre stato abituato a diciamo un ambiente un po' più piccolo, più a misura d'uomo, ecco. A Napoli mi rendo conto che è un po' troppo da chiedere, forse, però io vorrei tornare a vivere a Napoli. Il mio futuro lo vedo in America, in un altro posto, lo vedo in Italia, sinceramente. Io credo che rimarremo negli Stati Uniti qualche altro anno, ma appena si presenta l'opportunità, perché comunque nel frattempo, se io che lui continuiamo a vedere se c'è qualche opportunità aperta per rientrare, appena si presenta e la riusciamo a cogliere. Andremo, secondo me. Sì, Allora. su questo almeno siamo d'accordo che ritornare in patria almeno su quello. Tico ti fa emozionare se cerchi su internet Marina Valle de Santos e vedi se ti ricorda qualche cosa. Va bene, adesso me lo scrivo. Ok. Alright. Intanto The Rocker, grande, The Rockers, 9 in Italia vanno avanti, conti e testoni raccomandati, manca il briefing, la discussione, la programmazione nel lavoro, il dialogo, andare avanti le proprie idee per il bene delle aziende e non solo. Che ne pensi di questa affermazione? Allora, che è vera, è vera assolutamente, perché alla fine io pure sono andata via perché non ero raccomandata, non ero figlia di nessuno, nessuno mi ha raccomandata ed è vero anche perché quando io poi non sono entrata nel dottorato, per esempio, ci sono rimasta molto male perché durante il mio concorso di dottorato, tipo, c'era la figlia del rettore. Cioè, c'erano persone con cui io, oggettivamente non è che potessi. Hanno vinto a mani basse loro. Quindi ci sono rimasta molto male. Allora, sono d'accordo, ma fino a un certo punto, nel senso che alla fine sì, è vero che il problema è quello in Italia, però secondo me ci sono delle persone molto valide in Italia che rimangono in Italia e che fanno bene, secondo me, anche a rimanere in Italia. Per situazioni personali o no, e che in realtà combattono anche di più di quanto noi stiamo combattendo, dico nell'ambito del lavoro. Però è vero che in generale c'è molta raccomandazione, c'è tra virgolette molta corruzione, soprattutto nell'ambito accademico, questo è vero. Io ho ecco, una domanda, visto che tu, anzi voi volete tornare in Italia, se un giorno, e ve lo auguro, riuscirete a tornare in Italia, che cosa ti porti da questa esperienza americana? Cosa vorresti trasmettere, diciamo, al mondo del lavoro dove tu sarai inserito? Perché comunque il mondo del lavoro e della ricerca è completamente diverso. Sì, allora infatti mi piacerebbe tornare in Italia e fare ricerca perché con l'impostazione adesso che ho avuto in America, secondo me, cioè mi piacerebbe cambiare un po' le cose lì, oppure almeno se avessi il mio laboratorio farlo, diciamo, con diciamo, le impostazioni che ho avuto qua perché credo che siano molto importanti e che funzionino nell'ambito di ricerca accademica. Il problema però anche in Italia c'è da dire che è anche un problema della società e del sistema perché se comunque non ci sono le opportunità economiche da parte del professore per tenerti nel laboratorio, purtroppo la colpa non è sua. E se purtroppo poi il professore deve andare a chiedere privatamente dei soldi, nel senso va a chiedere a delle industrie di diciamo, capito, Finanziare. finanziare, ecco, dei progetti, ovviamente però le industrie vogliono che tu fai il progetto dell'industria, non il progetto che il tuo professore vuole. Quindi alla fine è un cane che si morde la coda. E fondamentalmente sì, è diciamo, sbagliato il concetto iniziale di non favorire la ricerca da parte della società. Poi sì, io dico che vorrei tornare in Italia, vorrei avere il laboratorio, però sono sicuro con l'impostazione, con le idee che io vorrei portare da qua, ma alla fine non è detto che
ci riuscirò perché magari tutto ciò che è intorno a me in Italia non me lo permetterà, nonostante io veramente vorrei, perché credo che soprattutto i dottorandi o comunque i ragazzi della mia età, o comunque, quando io avevo 23 anni, 24 anni, che iniziavo la ricerca, secondo me è importante che loro abbiano le opportunità o almeno l'impostazione di fare ricerca come c'è qua, che è totalmente diversa ed è meglio, nel senso che secondo me la vera ricerca, piuttosto che il tuo professore che ti dice, almeno in Italia, guarda, dobbiamo fare questo, più questo, più questo, perché dobbiamo portare i dati, perché sennò quelli non ci pagano. Quindi qui hai, diciamo, delle sovvenzioni, dei finanziamenti che supportano la ricerca a prescindere dai risultati e dalla ricerca stessa, nel senso, sì, sei più libero di fare quello che credi sia giusto e sia utile. Sì, sei più libero. E poi qua la cosa molto importante è che secondo me investono molto nei giovani in generale, se vuoi fare ricerca o meno, però anche a livello collegiale, cioè io vedo gli studenti che hanno opportunità che noi in Italia non abbiamo. Quindi lascia stare che paghi, perché ovviamente qua il college devi pagare, quindi ti fai il debito, però cioè, ci sono occasioni diverse. Poi soprattutto io mi ricordo che in Italia, quando se tu dicevi che ero un dottorando, la maggior parte della gente non sapeva chi era un dottorando. Io all'inizio non lo sapevo, io ho scoperto cosa fosse un dottorato di ricerca quando sono entrata in tesi, quindi all'età di 22-23 anni. Mentre invece qua, se dici a qualsiasi persona, guarda, sono un PhD student, loro già ti dicono wow, perché comunque è una cosa che stai facendo molto importante, quindi anche proprio il modo di pensare è diverso. Una cosa, adesso hai detto una cosa sull'età, magari mi ricordo male, ma non c'è un polacco che ha 60 anni che continua a fare dottorandi da te? Ma nel caso di questo polacco, ma ci vuole questo, allora lui è un dottorando, scusami, di origine polacca, sì, però fondamentalmente lui ha fatto il dottorato in Svezia e poi si è trasferito negli Stati Uniti. Lui aveva un laboratorio, lui è un PI, cioè un principal investigator, solo che, ricollegandoci al two body problem, praticamente la moglie aveva avuto una proposta di lavoro qua, in realtà lavorava con un professore che poi si è trasferito qua, e questo professore gli aveva detto vieni con me, che così magari riesciamo a trovare una posizione di in dipartimento, come faculty per te. Quindi secondo me loro si sono, no, secondo me in realtà lui me l'ha detto, che si sono trasferiti perché lei, per fare andare avanti nella sua curriculum accademico lei, e quindi lui ha rinunciato a ciò che aveva, che era più alto accademicamente di quello che ha attualmente, per la moglie. E questa alla fine è una grande dimostrazione di amore. Lui si è ritrovato a fare il postdoc, quindi è ritornato indietro. E sì, lui ha iniziato con un anno prima di me, quindi nel 2015 avrà iniziato, e continua a fare il postdoc perché alla fine ha 60 anni e dice ormai dove vado, continuo a fare questo postdoc, che è un modo, cioè un lavoro, appunto. Quando vado in pensione, mi pensionerò, punto. Nemmeno lavoro. Lui è venuto, è andato a bussare a qualche porta, ha detto cercate qualcuno, cercate qualcuno. Il mio professore l'ha assunto, perché alla fine poi lui faceva delle tecniche che noi facciamo in laboratorio, siamo cioè quasi gli unici in città, e quindi lui è rimasto con noi. Ho capito. Sì, no, però è stata una cosa che lui non trovava, cioè non era riuscito ad andare avanti accademicamente, è L'ha semplicemente fatto perché per amore. sì. Oggi, la live di oggi spaziamo dalla cucina a Napoli all'università. Adesso ritorniamo alla cucina perché la mitica Piera, ricetta della tua pizza, grazie. Che tipo di mozzarella usi? Quella grattugiata? No, allora la ricetta semplicemente è acqua, sale, un po' di zucchero, lievito o lievito madre, dipendentemente da quanto hai tempo, cioè se hai tempo di farla lievitare con il lievito madre e se hai lievito madre. Poi io ci metto una puntina di olio. E poi allora facciamo la margherita
però devo essere sincera, non molto spesso, perché la mozzarella appunto che troviamo non è una mozzarella buona, altrimenti tendo a fare più la marinara oppure magari quella bianca con... ci vuole sempre la mozzarella, però ci mettiamo verdure, col prosciutto e la rucola. Però sì, no, la mozzarella è un grande problema qui, perché abbiamo provate tante, ma non c'è una buona mozzarella, anche se a Napoli si usa il fior di latte, normalmente nella margherita. Poi se chiedi la margherita con la bufala, ti mettono la mozzarella di bufala, quindi... Il problema è che non riusciamo a trovare nemmeno una mozzarella che sia simile anche nella, come si dice, nel texture, della... Sì, nella consistenza. Nella consistenza, ecco, almeno un fior di latte. Quindi prendiamo... Adesso non vorrei fare, diciamo, pubblicità, però ormai siamo affezionati a Costco, quindi... Magari la compriamo da Costco, ma giusto perché veramente non ho trovato nient'altro. Ho girato molti posti qui in città, ma purtroppo, come Fabrizio sa, Lubbock è una città un po' piccolina, un po' sperduta nel West Texas, ed è difficile trovare buoni ingredienti. Piccolina per gli standard americani, perché ha 300.000 abitanti, quindi in Italia troveresti tutto. Torniamo all'Accademia. Allora, Andrea, i laureati in economia. Scusami, per rispondere, non uso quella grattugiata di mozzarella, per finire la risposta di Pia. Sicuramente non uso quella grattugiata perché non mi piace, non l'ho mai, cioè l'ho usata una volta, non mi è piaciuta e non la uso in generale nella mia cucina. Perfetto. E invece torniamo alla scuola, ai laureati in economia con magistrale in Italia, negli USA sono apprezzati? Io qua non saprei rispondere perché. Ma io credo di sì, in generale, nemmeno io guardo perché non è il mio campo. Poi col fatto che, ti ripeto, la mia institution è completamente separata dal main campus, fondamentalmente non ho molte informazioni sulle altre materie, ecco. Però credo che Giorgio disse di sì una volta, e credo, quindi, ma perché in generale economisti o ingegneri o queste persone qua sono molto apprezzate, sì. Certo. Sì. E non so se Andrea... Ieri, prima nella live, abbiamo detto che comunque se uno vuole venire in America, passare dall'Accademia con in qualsiasi modo un dottorando o facendo un postdoc o qualsiasi cosa, un master, può aiutare dopo a entrare nel mondo del lavoro, sia a livello accademico che magari a livello privato, perché comunque le aziende americane vanno nei vari college attingono dai migliori, non sempre i migliori, però la maggior parte dai migliori. Sì. Quindi sì, a funzionare. Sì, no, ribadisco, l'importante è cercare l'opportunità e di venire e poi di rimanere, perché adesso vorrei soltanto menzionare il caso di Monica, non so se te la ricordi, la spagnola. Sì. Lei, dottorata già, aveva avuto un'offerta di lavoro come una posizione come professore, però lei praticamente aveva l'F1 come visa. Quando ha fatto il primo anno dopo il dottorato, aveva l'OPT, che è un modo per rimanere, ma ci vuole negli Stati Uniti, avendo l'F1 visa. Poi, dopodiché, lei aveva avuto questa offerta di lavoro come posizione di professore, che però era proprio l'inizio della carriera da professore, però le dovevano sponsorizzare il J1, cioè le avevano detto che le avrebbero sponsorizzato il J1, purtroppo la pandemia è scoppiata, i consolati sono stati chiusi e quindi lei non ha potuto andare a prendere il suo visto, cioè non ha potuto andare proprio a richiedere il visto J, e l'unico modo per rimanere era con il suo vecchio F1, che ancora non era scaduto, e quindi lei, pur di non ritornare in Spagna e perdere l'opportunità appunto di rimanere negli Stati Uniti, perché poi una volta che esci devi di nuovo ritrovare l'opportunità per rientrare, quindi è un po' complicato, lei adesso sta facendo un master, quindi nonostante sia stata già dottorata, cioè si sia già dottorata, aveva già fatto una posizione dopo come postdoc o simile nel suo ambito, perché nel suo ambito è lingue, adesso è tornata a fare il master, però nel frattempo sta applicando per varie posizioni in giro, e quella che verrà si prenderà. Tanto Andrea ci ha rifatto, che sta seguendo la live, dice che il problema è che negli USA il master costa tipo $50,000.
Quello, però se fai il dottorando non costa niente, anzi ti pagano. No, dipende. Allora sì, ti pagano. Dipende da, allora, in generale sì, dipende anche da in che università vai, perché per esempio a Texas Tech ti pagano, ma tu devi pagare anche le tasse annuali. Ho capito. Che comunque credo per un international student siano forse un 1.000-1.500 massimo per semestre, credo, non lo so, perché poi nel mio caso invece la scuola me le ha pagate. Oppure me le waive, quindi nel mio caso per esempio vengo pagata, ma non ho mai pagato una tassa per il dottorato, quindi dipende dalle scuole, dipende dove vai. È vero che c'è il debito, sì, però magari alcune volte, nei casi più fortunati, se trovi qualcuno che veramente ti vuole, dopo il master ti pagano anche il debito, giusto Fabri? Capita qualche volta che se veramente ti vogliono perché tu vali o qualsiasi altro motivo, un modo per diciamo tenerti a loro è che ti dicono che ti pagano il debito scolastico. Altrimenti ci sono anche le scholarship, sì è vero c'è il debito, però magari lo riesci a diminuire applicando per delle scholarship come internazionale, sì, che possono essere sia a livello proprio di college, quindi a livello di quel campus, oppure anche fuori, anche se bisogna dire che per almeno nel mio campo, per internazionali, non c'è granché. Luigi è molto educato. Ma la signorina in quale campo è laureata? Sì, forse. Luigi, signora. No, signora. No, però mi piace di più signorina. Sono laureata in chimica e tecnologie farmaceutiche all'Università di Napoli. Federico II, in particolare. In che anno? Nel 2015. 2015. Quattro anni? Quattro anni? No, sono cinque. Cinque anni? Sì, mi piaceva, infatti mi piaceva bel campo, ma mi piaceva anche il fatto che era ancora cinque anni, perché mi hanno cambiato, sono 3+2, invece mi piaceva che CTF insieme a farmacia era ancora cinque anni, ciclo unico. Scusa, Luigi si scusa. No, guarda, in realtà è meglio, mi piace di più essere chiamata signorina. Sono ancora giovane, dai. Sì, sì, sì. Tra l'altro, questa cosa qua non la sapevo, ma l'ha detta Cristina prima, ha fatto veramente la pizza oggi, l'ha messa in lievitare ieri sera, perché dopo vanno a casa di un altro ragazzo italiano, Roberto, che anche lui l'avete visto in diversi video, quello che suona l'inno d'Italia sulle note di Battisti, sì. Perché c'è una nuova professoressa italiana in città. Quindi, sì. Che tu sappia, lei arriva dall'Italia o era già qua negli Stati Uniti? Non no, secondo me no, arriverà da qualche altra parte degli Stati Uniti, secondo me. Però glielo chiederò, non lo so, non so nemmeno come si chiama, non so quanti anni ha, non so niente, la conosceremo più tardi, però secondo me viene da altri, da un altro posto, secondo me qua gli avranno offerto sicuramente una posizione più alta rispetto a quella che aveva, perché normalmente è il labo che attrae gente all'università, ovviamente non perché la città è bella, ma semplicemente perché l'università sta cercando di crescere, quindi offrono delle posizioni più allettanti rispetto a altre università. Oppure ti offrono le posizioni di tenure track, quindi possibilità poi di avere il tempo indeterminato. Infatti, perché parlavamo con Giorgio, è uno dei pochi lavori che è a tempo indeterminato. Il professore dell'università all'italiano, sì, diciamo. Sì, se hai la tenure, sì, se prendi la tenure, sì, perché ovviamente ci sono, una volta che arrivi a full professor, secondo me sarai sicuramente tenured, però ci sono le posizioni da professore associato che non sono tenured ancora, ma sei nella tenure track position. E per esempio adesso è successo nel mio dipartimento che due professori associati non hanno preso la tenured, quindi adesso devono andare via. Ah, ok. Perché sì, comunque l'iter per diventare professore universitario in America è completamente diverso dall'iter italiano. No, secondo me no, perché alla fine in Italia li chiamano in maniera diversa, ma più o meno è quello. Però mi sa che tu non fai tenure track, mi sa che tu una volta che in Italia, una volta che diventi professore associato, sei indeterminato. Credo, ne sono sicura, sei determinato nelle posizioni prima di professore associato, che sono
tra virgolette, delle specie di posizioni di postdoc, ma sono, chiamano ricercatori di fasciari, FDP, che adesso non mi ricordo nemmeno la differenza perché sono passati tanti anni e non sono più molto informata, ecco. Una domanda che esula da tutto, no, questa cosa, mi si scusa, ah, no, cos'è che è? Mi sento sempre un signorino. Allora, Giuseppe, mi consigliate lo Utah come stato da visitare? Sicuramente, sì, probabilmente il migliore, probabilmente scenograficamente parlando, il più bello. Quindi sì, Giovanni, vai, vinci a mani. Io vorrei prendere l'occasione, infatti, perché molti quando vengono negli Stati Uniti vanno sempre nella East Coast, nella West Coast, ma per carità, California credo sia bellissima, però secondo me quando si viene nel centro degli Stati Uniti, cioè, perché la East Coast non è America. No, è più vicino all'Europa. Sì, cioè, secondo me la cosa più bella è, ci vuole scendere o nel sud, degli Stati Uniti, quindi Louisiana, Mississippi, anche se non so se c'è granché da visitare, però il Texas secondo me è molto bello, poi Arizona, Utah, sì, California. Allora, Luigi ci fa una domanda interessante. Quali sono le maggiori differenze tra la Federico II e Texas Tech? Allora, principalmente che... Le strutture, perché io mi ricordo ancora che il bagno femminile della mia facoltà, in tutto c'erano, vabbè, no, in realtà ce n'erano i vari piani, però nel piano terra c'erano solo 3 bagni, poi ce n'erano altri negli altri piani, però mi ricordo che era quello più usato, mi ricordo che forse era rotta o la porta o il soffitto, non mi ricordo, ma è stato così tipo per 2-3 anni. Nessuno lo aggiustava, quindi direi le strutture, per carità, qua sono proprio il top, poi soprattutto in Texas sono ancora più top perché c'è tanto spazio, quindi c'è molto spazio anche nell'institution, proprio nel building, ci sono delle classi immense, poi c'hanno dei display e dei monitor super costosi per tutti, per gli studenti, cioè cose che non avrei mai immaginato. E poi, però le cose belle della Federico II erano innanzitutto l'educazione che ti danno, perché alla fine se fai un master qua, fai la magistrale in Italia, diciamo che sei più preparato facendo una magistrale in Italia che facendo il master qua, mediamente, perché poi ci sono delle università molto buone che ovviamente però paghi anche di più, quindi ti danno un'educazione migliore. Però facendo l'ABOC sono stata contenta di aver fatto la mia magistrale in Italia. Mi piaceva di più il fatto che ero più a contatto con gli studenti, vabbè, ma forse perché là avendo fatto una magistrale ero in classe, quindi avevo opportunità di conoscere gli studenti. Qua invece normalmente le classi sono più piccole, il numero di studenti per classe sono più piccole. In Italia, a Napoli, quando ho iniziato eravamo 200 tipo, quindi era una classe abbastanza grande. E poi mi piaceva perché era nella zona ospedaliera, nonostante fosse nella zona ospedaliera c'erano tante cose intorno, mentre invece qua ci sono i campus, invece a Napoli in particolar modo non ci sono campus, ci sono building in giro sparsi per la città e quelli sono i dipartimenti, insomma. E cos'altro? C'era qualche altra cosa che mi era venuta in mente e mi è passato di mente, però. Laboratori pure, meglio laboratori qua ovviamente che laboratori là, perché là ritorniamo al fatto che non avendo fondi non possono spendere molto per gli studenti che non lavorano nel proprio laboratorio, ma sono gli studenti che stanno seguendo il corso, ecco. Davide ci chiede se può venire a insegnare il piemontese. Beh, là adesso bisogna chiedere al Dipartimento di Lingue. Beh, dialetti italiani, facciamo una nuova facoltà. Mi sa che ancora non esiste. Giorgio ci chiede come sono i ragazzi italiani a Labo. Ah, simpatici. Ancora lo considero uno degli italiani a Labo, ovviamente. Fabrizio per me non è... per me è sempre a Labo, non è Houston. Sono simpaticissimi, ma poi col fatto che siamo pochi, siamo molto uniti. Siamo molto famiglia, ecco, perché siamo tutti più o meno da soli, quindi ci aiutiamo a vicenda a 360 gradi,
cioè, capita che tipo Gianmarco, il nostro skater, chiama noi quando si fa male, lo dobbiamo andare a prendere all'ospedale, quindi no, sono tutti molto simpatici, molto, poi ci accomuna molto perché per la maggior parte Fabrizio è un outlier, diciamo, però è un'eccezione, però ci accomuna il fatto che siamo tutti più o meno related to Texas Tech, quindi nel mondo dell'accademia, quindi siamo tutti, veniamo tutti qua per lo stesso motivo, ecco, che è quello della fare ricerca, accademia o comunque simili, dottorati o postdoc, insomma, quindi direi che la comunità è una buona comunità. Per adesso non abbiamo mai trovato nessun ragazzo, vero, che è stato particolarmente. Ma fare un appello perché comunque la gente finisce, si laurea, finisce il master, il dottorato e quindi va via. Quindi, italiani, dai, Ah, andate sì, venite. anche Giovanni ha finito, Sì. se n'è andato, è andato a Dallas, mi sembra che andrà a Dallas, però anche lui lascia l'APO e quindi la famiglia si sta un po' riducendo. Sì, perché l'anno che io e Fabrizio abbiamo conosciuto la comunità di italiani, praticamente qualche mese dopo che avevamo iniziato a fare proprio gruppo, eravamo una ventina, anche di più. Adesso secondo me siamo una decina, ci siamo dimezzati totalmente. Quindi sì, venite, alla fine la BUC non è malissimo, soprattutto se ti piace fare quello che fai e quindi vuoi dedicare più o meno la tua vita al lavoro, non 100%, però diciamo sei disposto a lavorare tanto, secondo me Lubbock, l'università di Lubbock, va bene. Io ho sempre detto, Lubbock, situata tra le montagne o in riva al mare, sarebbe Ah, non una bellissima certo, città, situata. una ottima città per vivere, perché bello non c'è niente, però si vive bene, non Sì, c'è ma già traffico. tu stessi a 2 ore da Dallas, invece di essere a 5 ore e mezzo, tipo, già se fosse nella zona di Abilene, già sarebbe molto meglio. Sì, però. Nella zona sciura del New Mexico, che almeno c'ha le, anche se io preferirei che fosse spostata più verso Dallas Austin che più verso Albuquerque, perché anche là Albuquerque, per carità, è una grande città. Albuquerque è famosa solo per Breaking Bad e Sì, a non c'è Balloon niente. Fiesta, il festival delle mongolfiere che fanno a ottobre, solo per queste due cose qua. Poi, Sì. No, però per New il Mexico resto è bello. è molto isolata anche Albuquerque. Sì, sono bei posti da visitare, ma non per vivere. Sì. Quello Sì. sì. Bene, Cristina, cosa dici? Sono quasi un'ora che siamo connessi. Ah. Il tempo vola. Allora, Italia in USA, quanto costa affittare un appartamento? In generale, il costo della vita. Adesso ho capito che Giorgio era Giorgio. Sì, Adesso ho capito con il gruppo, con il commento di Tico Neri. Ma mannaggia Giorgio. quanto costa affittare un appartamento? Se posso chiedere, certo che puoi chiedere, ma dove? A Houston, dove sono io? Se vai a vedere, c'è il mio appartamento, 1100 dollari al mese, c'è un video quanto costa affittare un appartamento. Giorgio. Eccolo, Bene, sei proprio stupido. Allora ritratto la mia Giorgio. risposta. Guarda, la rimettiamo. Alcuni sono simpatici, c'è qualcun altro, qualcuno che è appunto diventato professore, che un E po' se la tira. la tira. Ah, sì. Sì. Ciao, Va Giorgio. bene. Ciao, ciao. Ciao. Anyway, l'Italia dipende in che città. Allora, se vai, quanto costa affittare un appartamento del 2020? Ho fatto io un video, io pago 1100 dollari al mese. Ovviamente, l'Abbok pagavo 850 dollari al mese. Ecco, vedi, l'Abbok è cara, leggermente cara, per una college town, è una città dell'università. No, Perché è caro l'affitto, ma non è caro come città. lui parla di affitti. Sì. Perché mi ricordo quando tu ci siamo conosciuti, vivevi in quel complex dove affittavano le camere e tu pagavi, mi sembra, 600 dollari per una camera, Sì, no? intorno a 600, poi a un certo punto diminuì tipo a 550, non so, cioè, però sì, se vuoi vivere vicino al campus, non è, diciamo, economicissimo, però se hai una macchina e ti sposti, trovi delle anche a meno. Sì. Anche se all'Abbok consiglio sempre di comprare direttamente la casa, perché invece comprare casa è molto economico.
Giorgio, sì, Luigi Romagnolo di Dozza, di come Dozza. Sì. Luigi, tu l'hai vista la live che abbiamo fatto? Abbiamo fatto un lunedì delle risposte live con Giorgio. Sì, sì, di come Dozza. Allora. Perché siete in Italia, a sto punto devo fare anche un po' di pubblicità delle mie origini. Andate a Tropea, che quest'anno è diventato Borgo dei Borghi. Calabrese, in particolar modo di un paesino vicino a Tropea. Se io fossi in Italia ci andrei subito, quindi andate, che è bellissima. Se non ci siete ancora stati, è veramente bella, quindi date. Luigi ci dice che lui paga lo stesso costo di una camera a Milano in periferia, più o meno sì. Beh, in America poi dipende molto dalla città, e la città dipende anche dal quartiere dove sei, perché il quartiere influisce molto. Tra l'altro, ieri sono andato a fare un video che posterò sabato, sono andato a fare un tour in una casa che hanno appena comprato, 2 milioni di dollari hanno speso in un quartiere qua a Houston, quindi guardate il video sabato prossimo per capire un po' le case americane come sono leggermente diverse da quello che noi pensiamo. Molto diverse, però funzionali comunque. Ti ricordi che Alex Fabbri disse che apparentemente qua alla Box, se vuoi una casa nuova, ti devi mettere in lista? Perché apparentemente... Sì, lui è in lista di 6 mesi per la casa nuova. Uno non direbbe, perché qua poi, soprattutto in Texas, costruiscono tantissimo alla velocità della luce, e sembrano vuote, ma in realtà sono già comprate. Quindi... Allora, due cose su Tropea. Tropea, io adoro le cipolle e l'olio. Michele dice, sono da quelle parti, e attenzione Davide, qualcuno gliel'ha detto, a mangiare la pizza con la cipolla rossa e l'anduia. Oggi Cristiano ha fatto la pizza con l'anduia. Sì. E l'hanno mandata, giusto? Te l'hanno mandata i tuoi, l'anduia? No, l'anduia me l'hanno data Dario e Giulia. È vero, Dario. Le Vergini. Quando sono venuti per Natale hanno portato l'anduia, perché loro là hanno uno spaccio di cibo importato dall'Italia da un italiano, e quindi hanno portato l'anduia, e adesso c'è ancora un poco, quindi farò una pizza, purtroppo non ho la cipolla di Tropea rossa, però farò una marinara con l'anduia. Anche 2 olive greche, perché troviamo le olive greche. Buone. Ma vediamo come, se è troppo o meno, perché poi facendo vediamo. Bene, dai, Cristina, abbiamo fatto un'oretta, e è stata piacevolissima, velocissima, una bellissima chiacchierata. Spero che abbiamo risposto a tutte le domande, che non le ho mancata qualcuna, poi mi sembra di no. E niente, Cristina, noi forse ci vediamo, io forse domani, forse alla infatti questo ti volevo dire, alla fine non sei venuto questa settimana, no, forse domani, ma last minute me lo dicono tipo un'ora prima, ah, Fabrizio, c'è l'aereo, devi andare, perché stiamo aspettando un appuntamento, finché non ci danno l'appuntamento non so se venire. Va bene, e... dai, facci sapere che organizziamo qualcosa. Sì. Beh, mi fermerò tre o quattro giorni questa. Dai, cerca di venire la settimana prossima, dai. Non in mezzo alla settimana, che sembra più complicato. Davide continua a volerci male, perché ci dice tutte le cose buone. Secondo me, lui ha detto cipolla rossa e anduia di spilonga. In realtà è spilinga, secondo me, quello che vuole dire. Ah. E spilinga, manco farlo apposta, è tipo 10 minuti nel paesino di mio padre, diciamo il paesino dove vado sempre, che è a 10 minuti da Tropea, cioè in realtà noi vediamo Tropea dall'alto perché il nostro paesino è in collina, quindi cioè almeno io non sono aware dell'esistenza di una spilunga, però magari un paesino in qualche altra parte della Calabria, però vicino a me c'è spilinga, quindi magari spilinga. Comunque, con questo vi vorrei dire, andate a Tropea e venite a Lubbock. E fate e nel mezzo una sosta a Napoli per mangiare la pizza. Vabbè, adesso il turismo a Napoli è aumentato, questo mi fa molto piacere, quindi sì. Prima a Napoli si passava semplicemente per andare a Pompei, perché aveva questa nomea di città, ovviamente, in cui si ruba, c'è molta camorra.
Io dico un aneddoto che mi è successo a Napoli. Nel 2008, quando ero a Capannelle a fare il Vigile del Fuoco, il corso di Vigile del Fuoco, il 25 aprile andammo a Napoli e andammo a Capri e dovevo parcheggiare la macchina e uno mi fa: parcheggiala qua, sono 5 euro, no? Oh, l'unico a Napoli che ha preso la multa per Dimitri Sosa sono stato io. Quindi ho pagato il parcheggiatore mio più la multa. Mannaggia. Sì. Giorgio, che è ancora in linea, ha un problema con i parcheggiatori abusivi. Cos'è che ha lui? Un problema molto importante con i parcheggiatori abusivi. Per lui non li concepisce, ovviamente, ha ragione. Però. Ma ci vuole, per una annata è vissuta a Napoli, capito? Per me alla fine non è più o meno la normalità, ecco. Poi dipende sempre dall'ambiente in cui vivi. Certo. Ciao Coccinella. E niente, ma io qua un'altra domanda. Ma Piazza Vanvitelli è bella? Ma Piazza Vanvitelli, oddio, non so se c'è una Piazza Vanvitelli a Caserta, c'è Piazza Vanvitelli a Napoli sicuramente, ma poi c'è la Reggia di Caserta fatta da Vanvitelli a Caserta. Non so se c'è una Piazza Vanvitelli a Caserta, dico la verità. Io non lo so neanche io. Non ho mai, cioè non mi è mai suonato. Però se ti riferisci a Piazza Vanvitelli a Napoli... Non c'ha niente, cioè, perché sei al Vomero e la zona del Vomero è bella, ma non è storica. Se ti riferisci alla Reggia di Caserta, ovviamente, mozzafiato. Bene, bene. Abbiamo superato l'ora, ragazzi, è domenica. Io devo andare a giocare a golf, se il tempo tiene. Cristina deve andare a infornare la pizza. È stato bellissimo. Un'altra domanda. L'ultima, però... Se non fossi andata in America, come sarebbe la tua vita in Italia? Che bella questa domanda. Bravo Fabio. Secondo me non mi sarei indipendentizzata tanto come mi sono indipendentizzata qua, nel senso che mi piace questa domanda, nel senso che allora io sono andata via che avevo 25 anni, perché mi sono laureata, sono andata, sì, 25 anni e ho 26, insomma, e un anno dopo che mi sono trasferita, ho comprato macchina, casa, ho iniziato il dottorato, ho praticamente svoltato la mia vita. Quindi per questo tipo di, diciamo, di parte della vita, sono contentissima di essere partita, perché veramente ormai sono 100% indipendente. In Italia, secondo me, non lo sarei stata così velocemente e non lo sarei, sarei stata anche più frustrata, perché io volevo l'indipendenza dalla mia famiglia, volevo andare via da casa dei miei genitori, però non, appunto, non avendo un'opportunità economica, e anche se ce l'avessi avuta non sarebbe stata così buona da rendermi indipendente subito. Quindi sarei, secondo me mi vedevo forse ancora in quel laboratorio, forse, ma non lo so, perché dipende poi da quanto ci avrebbero messo a cercare un modo per pagarmi, o altrimenti avrei... diciamo, fatto domanda in qualche industria, che è una cosa che non mi piace, però magari sarei andata a lavorare in industria. Quindi sono contentissima di essere partita, lo suggerisco a tutti, perché poi alla fine una cosa tira l'altra, e anche privatamente la mia vita adesso è piena ed è bellissima, quindi sono soddisfatta e contentissima, non mi pento nemmeno un secondo di essere partita. Good, good. Allora, c'è il cane del vicino, Luigi, quindi dite che ha più di 27 anni, sì, ha più di 27 anni, Cristina, beh, basta fare 25 più 5 fa 30, e niente, con questa bellissima domanda concludiamo la live. Prima di salutare Cristina e salutare voi, vi voglio ricordare che sul mio canale il lunedì si parla con le risposte, domande, molto eccezionale, perché per la prima volta ho fatto volare lui, e l'ho fatto volare in downtown, quindi ci saranno delle bellissime immagini sulla downtown Houston con il drone. Il mercoledì si mangia, ieri sono andato a mangiare da un fast food che mi è stato consigliato da un follower, da Nick, nella premiere di ieri. Invece il sabato si fanno curiosità americane, e il prossimo sabato sarà un tour in casa americana da 2 milioni di dollari. Questo è tutto. Cristina, grazie ancora di aver passato questa ora abbondante con me, e
con noi. Spero di venire presto, di venire al lab prima di andare in Italia in vacanza. E ah, sì. Un abbraccio. Grazie a voi, un abbraccio a voi, anche a Fabri in particolare, a te, ti aspettiamo, dai, così è sempre un piacere vederti. Certo, grazie, grazie. Finiamo, adesso facciamo qualche video magari. Certo, Michele, sì, adesso noi andiamo a mangiare, perché qui che ore sono? Mezzogiorno e 35, quindi 7.35 in Italia, impegnati, noi pranziamo. A posto, ragazzi, ci si vede. Ciao guys, see you guys. Ciao ciao, alla prossima.